Amici di granmichele.eu, Telepegaso, ben trovati. Continuiamo così in esterna, continuiamo gli approfondimenti all'interno delle manifestazioni di Amica Fest 2017 che si svolgono qui a Gran Michele dal 23 giugno al 2 luglio, questo ricco programma di eventi legati attorno a questo stupendo strumento che è il pianoforte, insieme alla presenza eccezionale di quattro grandi maestri a livello internazionale che realizzeranno dei concerti, ma delle masterclass specialmente per degli alunni sempre stranieri, e inviteranno la città a scoprire un po' quella che è il suono, quello che è un po' la musica provenire dal pianoforte. Abbiamo avuto la possibilità, ieri sabato si è appena concluso il primo concerto pubblico tenuto dai quattro grandi maestri, abbiamo avuto la possibilità di incontrare il maestro Enrico Elisi, intanto la ringrazio di essere qui, di averci dato la possibilità di incontrarlo, per cosiddettamente una battuta, vedere un po' come sta andando, le sue impressioni, questo importante appuntamento di Amica Fest 2017 qui a Gran Michele, le sue impressioni e qualche battuta, anche perché come sappiamo benissimo il maestro Enrico Elisi ha iniziato giovanissimo la sua carriera svolgendo e continua a svolgere tantissimi concerti a livello internazionale, ne cito qualcuno in Europa, in America, in Asia, ottenendo grandi affermazioni sempre, come dicevo prima, a livello sia nazionale che internazionale. Prima di essere qui a Gran Michele, dal 22 giugno al 2 luglio, ho finito appena un concerto da solista a Bologna e subito dopo cosiddettamente riprendersi una piccola pausa, partirà per Valencia in un'altra importante festival internazionale, sempre di masterclass, sempre di pianoforte. E allora maestro, io la chiamo maestro perché questo è il titolo che vi compete e quindi noi diamo questo titolo. Intanto benvenuto a Gran Michele. Grazie, è un piacere essere qua. Allora, lei quando le hanno proposto di fare questa masterclass Gran Michele in Sicilia, quindi lei sicuramente avrà pensato di trovare qualcosa di particolare, la gente, il luogo. Ora è qui a Gran Michele, ha trovato realmente quello che si aspettava di trovare? Sì, effettivamente io mancavo dalla Sicilia, venivo anche abbastanza spesso, ma 21 anni fa, quindi è passato parecchio tempo e è stato un grandissimo piacere ritornare, infatti pregustavo già l'idea di essere qui. Ogni tanto sono passato per Gran Michele, ma non l'ho mai vista effettivamente questa bellissima piazza, il centro, quindi è stata una bella esperienza. Sapevo che sarebbe stata un'iniziativa di successo, spesso è molto difficile sapere i risultati di un festival quando è il primo anno, quando non ci sono delle esperienze che sono state fatte prima, insomma. Però avendo appunto, conoscendo bene il lavoro di Luca Cubisino e di sua moglie Lorella Di Gregorio, mi sono assolutamente fidato di questa cosa perché sapevo che avrebbe preso piede, e infatti è andata proprio così. Siamo arrivati, gli insegnanti sono arrivati tutti gli studenti, e dopo meno di un giorno, diciamo, eravamo tutti affiatati, stavamo lavorando tutti insieme già benissimo e sono tutti molto felici. Gli studenti stanno veramente sperimentando non solamente il lavoro che stiamo facendo per tante ore tutti i giorni, ma anche la cultura dell'Italia, specialmente la cultura propria della Sicilia, in questo caso di Gran Michele, per cui è stato veramente, non voglio dire una sorpresa perché già mi aspettavo dei risultati simili, ma penso che i risultati stiano andando anche al di là di quello che ci eravamo immaginati, quindi siamo tutti molto contenti, insegnanti, studenti e tutti gli amici del festival, le famiglie che stanno dando ospitalità agli studenti, che è una cosa assolutamente unica in questo settore, perché aiutano economicamente gli studenti in questo modo, che già hanno magari spese di viaggio venendo dagli Stati Uniti, dalla Turchia, dal Canada, da tanti posti, e in questo modo riescono a risparmiare un po', ed è una cosa molto molto bella che è nata così e che si è sviluppata velocemente tramite la bontà delle persone che hanno voluto aiutare. Questa è una cosa meravigliosa di qua. E anche qui in città quest'area di novità non è da tutti i giorni per il cittadino di Gran Michele arrivare in piazza e sentire, udire musica di pianoforte provenire in questo istante da diversi punti della piazza, dalla sala consiliare, dal cinema Chiesano, questa musica, sempre questa musica, e molti cittadini venirvi a
trovare, tra virgolette, durante le vostre masterclass anche in silenzio, ascoltano, partecipano attivamente, anche ascoltando e facendosi partecipi di quello che è un po' la realtà del pianoforte. Sì, infatti il primo giorno stavo studiando e non mi ero accorto che avevo un pubblico, invece di studiare ho dovuto così cambiare immediatamente le cose e pensare che effettivamente forse questo era già un concerto, perché c'erano una trentina di persone che mi stavano osservando, c'è stato pure un applauso quando mi sono fermato, per cui è una cosa molto bella e così tipica, diciamo, e gli studenti non ne sapevano nulla, no? Non sono abituati, ed è successo anche a studenti, per cui è una cosa bellissima, perché spesso lavorano sempre da soli e hanno la possibilità di suonare magari in pubblico un po' più raramente, per cui è anche bello avere gente che poi li ferma per le strade, fa delle domande, ecco, si sentono anche spalleggiati nel loro lavoro ed è, penso, una cosa molto positiva per il loro morale, per la loro carica, no? Di quando lavorano, e siamo molto contenti di questo, sì. E poi anche lavorare nel Palazzo Comunale è molto molto bello, perché un grandissimo pianista, Franz Liszt dell'Ottocento, il fondatore del recital pianistico come lo conosciamo oggi, una volta gli viene chiesto da uno studente di spiegare un'emozione al pianoforte su uno studio proprio del compositore, di Liszt, e lui, in mancanza la mancanza delle parole giuste, lo portò alla finestra e gli fece vedere un tramonto bellissimo e gli disse: io ho voluto ricreare questo nella musica, ogni tanto c'è bisogno di questi aspetti. E mi è successo oggi, non certo per imitare Liszt, me ne guardo bene, ma mi è successo di usare una cosa simile, di un'idea simile, e di fare sperimentare allo studente cosa voleva dire affacciarsi a una bellissima finestra, a vedere una piazza meravigliosa, per avere un senso del grandioso, dell'immensità, che andava molto bene per il pezzo che stava studiando. Queste idee non possono nascere semplicemente da una stanzina piccola con un pianoforte, nascono dalla creatività, dalla vita, da tante cose, e io vorrei che studenti che spesso lavorano in università anche americane, canadesi e di altri posti in giro per il mondo e che non hanno a volte la possibilità di vedere queste bellissime piazze, per esempio, no? Che abbiano un'esperienza di questo tipo e che lasciano il festival con dei colori, con delle immagini, con un senso della cultura, perché effettivamente la cultura mediterranea è stata un pochino alla base anche di tantissima musica. Abbiamo una grandissima cultura musicale in Italia e ci sono sempre delle linee, dei tratti di collegamento che si possono effettuare. E la musica, quando è stata privata di questo, secondo me, è stato un errore grandissimo. Bisogna assolutamente che la musica sia connessa alla cultura da cui è nata, e non solamente la cultura siciliana, ma in generale tutte le culture che hanno prodotto musica hanno avuto un'importanza tale, e ci sono tantissimi studenti che, per esempio, il fatto della Cina, no? La Cina o anche la Corea, la musica classica propriamente detta, diciamo, della musica dell'Ottocento, la musica del Settecento, la musica barocca, no? La musica romantica, è spesso è nata nella zona europea, per cui è una bellissima opportunità anche per questi studenti di venire effettivamente a vedere cosa c'è e cosa può avere prodotto queste emozioni e questo senso e il perché. Non si può dare una risposta molto precisa, però ci sono delle emozioni, delle immagini, dei colori che loro porteranno via con sé e anche, per esempio, la bontà della gente che hanno conosciuto durante questo festival, penso che sia una cosa meravigliosa, cioè questa serenità e questa voglia di aiutarsi vicendevolmente, che è veramente tipica, qui si vede a Gran Michele, no? Porteranno con sé anche questa gioia e capiranno meglio tante altre cose, io penso, che sono veramente collegate anche alla musica. Quindi è un'esperienza culturale molto più generale, molto più importante di quello che normalmente si fa. Allora, entriamo un po' nel programma. Come sta procedendo il cronoprogramma di questo festival? Gli studenti stanno continuando con queste masterclass stasera. Ricordo che oggi domenica, stasera avranno il concerto in pubblico, grande pubblico, e già dall'esperienza di ieri sera avete dato segno di grande professionalità e
qui la chiesa di San Leonardo dove siamo ospitati era piena di gente che ascoltava, partecipava, quindi stasera si aspetta un altro grande pubblico e sicuramente sarà una soddisfazione per i ragazzi. Come sta procedendo il programma? Sta procedendo molto bene, direi, tutto quanto sta funzionando in orario piuttosto preciso e le attività sono state organizzate in modo splendido, per cui non c'è stata nessuna lamentela, nessun problema, che è una cosa che di solito non avviene mai in un festival che è appena nato. Ci sono sempre dei piccoli problemi, non ho sentito dire nulla di nessun tipo, ho sempre chiesto, perché stiamo cercando sempre di ascoltare, di avere l'orecchio pronto per poter risolvere qualsiasi cosa, ma non ci sono stati problemi di nessun tipo, quindi le manifestazioni avvengono tutte piuttosto in orario, ci sono lezioni private, ci sono i masterclass dove tutti gli studenti vengono ad ascoltare e quindi abbiamo un modo di condividere la musica e le lezioni per tutti e come ho detto ogni tanto, anche durante le lezioni private, ogni tanto ci sono i cittadini di Gran Michele che appaiono, misteriosamente si vede qualcuno che entra, sta una mezz'oretta, poi esce, questa è una cosa molto bella. E penso che infatti il concerto anche questa sera sarà una prova del lavoro degli studenti, anche se sono appena arrivati, tanti da fusi orari molto molto diversi, quindi sono anche un po' stanchi, ma effettivamente si sono trovati così a loro agio immediatamente, che la felicità è questa sensazione di gioia, di fare musica, di condividere musica tutti insieme, è una cosa che vince addirittura sulla stanchezza, per esempio, quindi sta funzionando tutto molto bene, direi. Allora, la particolarità, secondo lei, a differenza dei suoi, quando lei procede a livello internazionale, dei suoi concerti, la particolarità invece che proprio la differenza con Amica Feste di Gran Michele, qual è la cosa di diverso che lei sta notando, che sta potendo sperimentare in questo contesto di Amica Feste? Ma ci sono tanti tipi di idee su cui parlare, ma la cosa su cui vorrei soffermarmi è la generosità delle persone. Questa comunità ha abbracciato l'idea in una maniera davvero sorprendente, non solo nell'ospitalità che ha dato agli studenti, ma tutti si stanno facendo in quattro per aiutare, per qualsiasi cosa. E quindi quello che noi abbiamo promesso agli studenti, cioè ci sono anche tanti festival dove ogni tanto si promette e non si può mantenere tutte le promesse. In questo festival non solo si è mantenuto le promesse con gli studenti, ma si è andato pure oltre, ci sono altre cose che non erano previste, riguardo per esempio all'ospitalità, che sono cresciute, tanta gente si è fatta veramente in quattro per poter aiutare e questa per me è una caratteristica veramente tipica. C'è poi tutto l'aspetto culturale, al di là delle lezioni, ci sono tante manifestazioni, c'è una mostra che è stata organizzata, con le date per riuscire a fare questa presentazione, così gli studenti possono anche, e gli insegnanti possono anche vedere la mostra, no? Ci sarà la visita a Caltagirone, alcuni studenti faranno delle prove con l'orchestra e andranno con la camerata belliniana fino a Catania, quindi ci sarà la possibilità di vedere un po' anche Catania. E poi ci sono delle attività, tipo delle passeggiate dove si va tutti insieme, c'è uno spirito di gruppo molto bello e il lavoro preparatorio per andare a un festival di solito è un lavoro per i pianisti molto di solitudine, stanno spesso da soli nelle stanze, lavorano, tutti quanti lo sappiamo com'è questo tipo di lavoro, ecco. E invece qui si condivide tutto e quindi spesso e volentieri dopo lo studio, dopo le lezioni eccetera, non si creano dei gruppetti di due o tre persone, ma ci sono dei gruppi molto grandi di studenti che veramente stanno tutti assieme e condividono anche l'aspetto sociale e questa è una cosa molto positiva, direi. Oltre l'esperienza, andiamo a chiudere, oltre l'esperienza che porterete quando ritornerete e continuerete i vostri percorsi, sicuramente porterete anche un'esperienza di gusto. Sicuramente quello che non sta mancando qui, oltre l'ospitalità, vi stanno facendo anche assaporare i gusti tipici e i sapori tipici di Gran Michele. Avete partecipato un paio di giorni fa ad
ad un'esperienza, e i ragazzi sono stati molto attivamente alla realizzazione di una pasta tipica e poi hanno potuto degustarla. Sicuramente quello che porterete sarete il gusto di questa terra. Sicuramente sì, questa è stata una manifestazione incredibile, anche qui una grandissima sorpresa, perché la pasta è stato proprio il minimo, c'è stato molto di più. Hanno avuto anche il modo di lavorare, di vedere come si prepara, come si preparano i cavatelli. Hanno visto la salsa, hanno provato tantissime specialità locali e non solo si sono divertiti, chissà quanti filmini avranno fatto, ecco, che verranno distribuiti sui social di sicuro, ma hanno apprezzato anche la qualità di quello che hanno assaggiato, naturalmente, si sono divertiti un mondo, questa è stata una bellissima esperienza culturale e porteranno sicuramente a casa anche qualche chilogrammo, io penso, ecco, questo sicuramente. Quello che sicuramente da una masterclass ci aspetta di tornare, no, assolutamente no. Con qualche chiletto. Magari si suda parecchio e si perde un po' di peso, in questo caso sarà esattamente l'opposto. Qui è concesso, anche perché chi viene qui in Sicilia e non sapora dei gusti, piatti tipici, le pietanze, vuol dire che ha fatto un viaggio a metà, non è completo il viaggio. Sì, anche meno della metà. Benissimo, io non la voglio, ci fermiamo così, perché sicuramente avremo modo di poterci rivedere anche prima della fine di questo Amica Fest, fino al 2 luglio sicuramente. Continuerete con le masterclass tutti i giorni presso le strutture, una al Palazzo Comunale, una al Cimetelisano, presso la Biblioteca Comunale, poi proseguiranno anche gli incontri anche presso il Teatro Bellini di Catania, dove svolgeranno alcune attività, il concerto di giorno 30 sempre qui presso la Chiesa di San Leonardo e il concerto conclusivo a Santa Venerina, se non erro, mi suggeriscono dalla regia. In regia qui abbiamo gli amici, il Luca Cubisino, il direttore artistico, la coordinatrice Lorella, che ci hanno un po' accompagnato in questo percorso e hanno portato questa bellissima esperienza qui a Gran Michele. Forse anche loro non si sarebbero aspettati questo grande successo, ma la città sta rispondendo e anche con loro sicuramente da qui a poco li incontreremo e vedremo anche il loro punto di vista. Mi garantite che verrete, giusto? Sono nascosti, però non compaio. Benissimo, noi ringraziamo il maestro Enrico Elisi per la disponibilità che ci ha dato di parlare attraverso le nostre telecamere e di questa breve esperienza che ci ha raccontato. Noi le auguriamo di portare con sé il meglio di questa città che le ha potuto offrire, l'esperienza di tutto quello che ha potuto portare con sé nelle sue nuove esperienze. Come dicevo, primi di luglio partirà a Valencia per un'altra masterclass, altre esperienze, quindi porterà tante esperienze, anche un po' di Gran Michele rimarrà e l'attendiamo per tornare quando vorrà. Sappia che Gran Michele è aperta anche a questo tipo di musica e ha saputo accogliere questo stile di musica. Certo, un gran piacere. Ringraziamo il maestro Enrico Elisi e vi diamo appuntamento così a un altro approfondimento, sempre su Amica Festi, che potrete trovare all'interno del nostro sito internet www.granmichele.eu, affiliato proprio come partner ad Amica Fest, nella categoria, proprio nella sezione Amica Fest, dove troverete tutte le interviste, i concerti che man mano stiamo riprendendo, il tempo che ce le approvano e autorizzano, verranno pubblicati. Con questo vi diamo il saluto, proprio appuntamento a una nuova finestra. Grazie e buona serata.